Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo con noi Francesco Bizzini, responsabile ufficio stampa e media relations del Centro di Servizio per il Volontariato di Milano, che ci parlerà di un sondaggio che va ad indagare la propensione delle persone a svolgere attività di volontariato e ci annuncerà altri eventi legati a questo tema. Buongiorno Francesco e benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Gaia. Grazie di essere qui con noi oggi e ti chiedo di parlarci appunto più nello specifico di questo sondaggio e in cosa consiste. Allora, per parlare di questo sondaggio dobbiamo fare prima di tutto un passo indietro, nel senso che Istat ha fatto circolare un nuovo studio, no? Ha rilasciato dei numeri, no? Che dicono che il volontariato, lo faccio in breve, c'è un calo, c'è una flessione del volontariato, cioè gli italiani fanno meno volontariato. Detto questo, con lo studio dell'Istat è sempre uno strumento, ci dà delle informazioni, ecco. I numeri di per loro dicono tanto, possono dire tanto, ma possono anche dire poco, nel senso che vanno calati sul territorio, vanno spiegati. E già il mondo generale del volontariato si è mosso per mettere dei paletti, per dire va bene, ok, ci sarà anche un calo, però bisogna capire in quale area, come, perché, prima di tutto è stato fatto a cavallo della pandemia, quindi c'ha tutto comunque un background. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Nel nostro piccolo, nel senso di città metropolitana di Milano, abbiamo detto, visto che anche a noi, come in tanti CSV, cioè Centro Servizi per il Volontariato d'Italia, questa cosa qua non si registrava, io ho intervistato diversi CSV d'Italia dove questa cosa viene registrata, questo calo, però altri, compreso noi e nostre consulenze, noi non percepiamo tanto questo calo, ecco. Abbiamo detto, ma perché non facciamo girare in maniera ovviamente meno strutturata e meno scientifica dell'Istat un sondaggio per cercare di intercettare non tanto chi fa volontariato, ma chi ha smesso di far volontariato e perché, e chiedergli perché. Questo è un po' la questione, secondo me, a margine, a lato di quali saranno i risultati, è comunque una domanda molto interessante, perché effettivamente il volontariato è specchio del tempo, dei nostri tempi, ed è specchio della società nella quale opera. Quindi bisogna farsi delle domande. Banalmente, io ho intervistato, anche adesso usciamo dalla città metropolitana, ho intervistato il mio collega, il direttore del Centro Servizi per il Volontariato di Foggia, che banalmente dicono, sì, vabbè, noi abbiamo sempre questi cali perché io ho 4 figli e tutti e 4 sono emigrati. Cioè nessuno dei miei figli è rimasto qua. C'è chi è andato a Milano, chi a Torino, chi all'estero. Quindi è ovvio che abbiamo un calo. A una certa età i ragazzi a Foggia prendono e vanno via. Cioè, tanto per capire che i numeri dicono tanto, ma non dicono tutto, no? Oppure questo è molto diffuso e probabilmente anche sul nostro territorio. Il volontariato dopo il Covid ha perso sia purtroppo fisicamente, cioè persone che sono morte, decedute, ma anche persone che non si sentono più sicure perché gli abbiamo detto per anni, giustamente, che erano over 65, quindi fragili. Queste persone hanno introiettato il fatto di essere fragili e hanno mollato il colpo, ma anche il fatto che noi giovani, mi metto tra i giovani, abbiamo difficoltà con i nostri lavori precari a, non so, trovare un asilo nido e quindi dobbiamo lasciare ai cosiddetti nonni, agli over 65 i nostri figli, quindi non possono far volontariato. Comunque la questione è molto complessa e noi, tramite queste semplici domande, poi vedrete, è molto, diciamo, in tre passaggi come sondaggio, volevamo chiedere, ma se voi avete smesso di far volontariato, perché avete smesso? E quindi da lì discende un attimino la questione, ecco. È stato complicato primariamente perché noi appunto ci occupiamo di volontariato, di chi vuole far volontariato, e quasi mai di chi smette di far volontariato delle ragioni, quindi anche intercettarlo è stato comunque una cosa non semplice, ecco. Certo, quindi in base anche alla vostra opinione, alla tua opinione rispetto alle persone in rapporto al volontariato e come CSV di Milano, che cosa vi aspettate dai risultati di questo sondaggio? Ma allora, ci aspettiamo di una conferma di quello che Milano è da sempre. Milano, parlo anche di città metropolitana di Milano, anche se poi ogni territorio fa veramente, come voi ben sapete, di Milano News, no? Ogni territorio fa un po' storia a parte, ecco. Però questa spinta dal basso c'è e quindi è innegabile, anche perché veramente, non per fare, come dire,
il campanilista, però se si ferma Milano anche dal punto di vista della spinta sociale, si ferma una delle locomotive d'Italia, questo è poco ma sicuro, questo è, ma anche la Lombardia in generale, così. Noi ci aspettiamo una conferma del volontariato che regge, però ci aspettiamo anche di capire se effettivamente una forte precarizzazione del territorio, ripeto, anche solo le notizie che voi date con Milano News, no? Quello della crescita degli affitti, per esempio, della precarizzazione del mondo del lavoro, i contratti non rinnovati, roba del genere, questa cosa qua può andare a, come dire, incidere sul volontariato, oppure banalmente, faccio un esempio del tutto privo adesso di risultati alla mano, però magari le persone che non riescono a trovare affitti a Milano, che magari sono studenti, riescono ad andare a come dire, vivere in altri territori della cintura, insomma, comunque dell'hinterland di Milano, magari lì scoprono il volontariato, quindi non tutti i fenomeni negativi possono andare, magari vengono a, come dire, a nuocere a Milano stessa perché perde delle persone, ma magari trovano queste persone delle iniziative. Banalmente mi dicevano altri colleghi d'Italia che invece determinati territori non centrali, quindi la provincia, chiamiamolo così, tiene molto di più. Perché? Perché lì ci sono le pro loco, perché lì ci sono le sagre. E banalmente l'attivismo, comunque il mettersi a disposizione, c'è sempre anche come questione di identità comunitaria. A Milano, nelle grandi città, è più difficile che questa identità che, come dire, passa dal volontariato sia il fondamento, la radice dell'attivarsi, insomma. E in merito sempre al volontariato, ci sono delle iniziative che ci vuoi annunciare, di cui ci vuoi parlare, sempre legate a questo tema? Allora, sicuramente il 5 dicembre, che sembra lontano, ma ci siamo quasi a Natale, quindi diciamo che ci siamo. Allora, 5 dicembre è la giornata internazionale del volontariato, cioè il giorno dell'anno nel quale si festeggia chi si attiva per la propria comunità, in tutte le forme, in qualsiasi forma, organizzata, non organizzata, singolare, di gruppo, qualsiasi forma di volontariato. È la giornata da festeggiare. Noi abbiamo pensato proprio questo sondaggio anche per portare qualcosa e far parlare del volontariato in quella giornata lì, quindi momentaneamente faremo anche della comunicazione rispetto a come è andato il sondaggio, ma questo a lato. In quella giornata lì siamo come CSV Milano organizzando un evento, okay? Abbiamo ancora poche informazioni da rilasciare, però sicuramente ci sarà un evento dove, oltre a festeggiare il volontariato a Milano, faremo una cosa, secondo me, importante, che è quella di annunciare una specie di appetizer, qualcosa di, come dire, di proprio i primi briciole della nuova edizione della Civil Week, quindi che ha visto ormai da anni voi di Milano News, oltretutto al nostro fianco, quindi siamo orgogliosi. Ovviamente non vi aspettate che vi spoileriamo tutto, ecco, il 5 dicembre, però è importante perché, come ogni anno, ci sarà un nuovo tema. L'anno scorso era quella della cura, oltretutto molto interessante. Ti rubo 5 secondi, che il comune di Sesso, sì, Sesso, comune di San Donato Milanese ci ha fatto sapere spontaneamente che un gruppo di studenti di una scuola che ha partecipato alla Civil Week ha continuato durante l'anno a lavorare sul tema della cura, quello dell'anno scorso, del tema della cura, oltretutto agendo all'interno della struttura del comune, proprio del municipio, dipingendo sul muro fuori dagli uffici che si occupano della coesione, a tema artistico proprio il concetto della cura. Quindi è una cosa che da anno a anno noi abbiamo, ci fa piacere che non sia spot, che finisca lì. Quindi il tema che scoprirete il 5 dicembre, che vi diremo il 5 dicembre, è un tema che vive, che abbiamo scoperto, grazie anche al comune di San Donato Milanese, abbiamo scoperto che funziona tutto l'anno, quindi è una cosa che ci rende orgogliosi. Quindi il 5 dicembre vi faremo sapere dove, quando, come, ovviamente, ci sarà una cosa molto bella, oltretutto. Verranno date le prime informazioni per la nuova Civil Week 2024. Perfetto, io ti ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e ti auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi.